Ciao gente! Ciao, Tommy Cutti, italiano vero, un nuovo album raccontaci bene da dove nasce. Italiano vero nasce in Italia, nella pianura padana, perché sono un figlio della pianura padana con origini africane. Di Castiglione delle Castiglione Stiviere, delle Stiviere, accento precisamente, bresciano, accento tra bresciano, suono. l'altro. Ecco, questo album racconti proprio come dire, i nuovi I italiani. nuovi italiani. Racconto. Hai presente che quando apri il giornale parlano di Jussoli, no? Però una volta dopo che hanno parlato degli Jussoli fanno vedere l'immagine degli sbarchi, no? No, io parlo della versione che non arriva sui giornali, ovvero la storia di un sacco di giovani ragazzi con origine straniera che crescono qua in Italia, ma si sentono italiani al 100%, parlano in italiano con l'accento bresciano, Vanno a scuola, tra l'altro, hai napoletano. frequentato liceo, Sì. università. Assolutamente, magari nel mio caso hanno pure dovuto fare catechismo, che è stata una cosa bella, no? Esatto, perché Tommy, tra l'altro, poi da ragazzino hai cantato anche nella chiesa evangelica, quindi in Sì. realtà. E adesso sei arrivato all'hip hop, All'hip-hop. che questo album è capitanato da una canzone che si chiama Afro Italiano. Ci racconti cosa significa Afro Italiano? Afro-italiano significa essere un po' afro, essere un po' italiano. Ma essere al 100% afro e al 100% italiano, perché uno non esclude l'altro, è quello il concetto. La mia pelle, il colore della mia pelle, le mie origini, secondo me la gente deve abituarsi all'idea che non escludano il fatto che io sia italiano. Ma tu rappresenti una generazione intera di ragazzi che hanno deciso con i loro talenti di farsi sentire, giusto? Assolutamente. Attraverso la musica romperemo tutte queste belle E anche i barriere. cliché, E giusto? soprattutto i cliché. Un saluto ai nostri lettori di avvenire. Ciao gente! Ciao da Angela Calvini, da Tommy Cuti. Ciao. Ciao!